Allora, rieccoci. Allora, Dybala ufficialmente una squadra non ce l'ha, poi sappiamo della situazione Inter, però... Però c'è tanto affetto da parte dell'Inter, hai sentito Marotta? Vero, resta l'affetto. Di Marotta. Ha detto che c'è un non grande solo affetto, quello, no? Non solo quello. Ha anche detto che era un'opportunità o per il momento ora siamo a posto, quindi io ne credo che... Gli attaccanti. Paolo, Dybala forse in questo senso ha un po' sbagliato i calcoli. Non dico che non troverà una squadra, la troverà. Probabilmente l'ha già trovata, però... Lui forse quando ha rifiutato l'offerta della Juve nell'inverno scorso era convinto di andare a prendere molto di più una volta che fosse diventato un parametro zero, invece non sta andando così. Sì, era convinto di andare a prendere di più, era convinto che la Juventus pur di non perderlo magari sarebbe scesa a patti, gli avrebbe dato quello che lui chiedeva. Sicuramente a livello economico non è una storia da prendere ad esempio quella di Dybala, perché credo sia uno dei pochi parametri zero che lascia appunto la sua squadra da svincolato e va a prendere inevitabilmente di meno di quel che prendeva prima. Quindi questo sicuramente non sarà da far vedere nei libri di economia. Detto questo, per quanto riguarda l'Inter, Marotta è stato chiaro, era una possibilità Dybala. Oggi come oggi l'Inter ha 6 attaccanti. Il parco attaccanti ne deve contare 4, Pinamonti, Sanchez, Correa, 2 devono andare via. Che Sanchez vada via lo diamo per appurato, anche se per Dzeko, ora è ancora lì. Esatto, anche Dzeko. Sanchez, Correa, Dzeko, 2 di questi devono andare via. Che Sanchez vada via, dicevo, lo diamo per appurato. Dzeko per ora con quell'ingaggio non si muove, se ne sta bello bello all'Inter, a meno che qualcuno non gli offra le stesse cifre, e Correa venderlo oggi, a meno che una squadra non impazzisce, ma andresse a registrare una minusvalenza importante, perché l'anno scorso è stato pagato 30 milioni di euro. Quindi Dybala resta un'opportunità nell'Inter se riesce a spoltire il reparto, resta un'opportunità nel Milan nel caso in cui rimanesse senza squadra ancora a lungo, perché il Milan offre ancora meno dell'Inter, e per le squadre estere resta un'opportunità, ma parliamo di squadre con una PIL minore, Siviglia, Borussia Dortmund, qualcuno ha detto Borussia Dortmund, anche se immaginare Dybala in Germania mi viene difficile. Terrei aperta la porticina Roma, vai a capire che la Roma, se dovesse cedere Zaniolo, potrebbe provare a buttarsi ancora su Dybala, e da Napoli invece sperano nel sogno dell'Argentina in azzurro, ma è solo un sogno perché De Laurentiis per ora non ci pensa nemmeno. Poi soprattutto l'Inter, due di questi 3 giocatori deve anche pagarli, perché Dzeko prende 5 milioni e mezzo e non glieli dà nessuno, uscita, e lui non spalma, perché se hai 5 milioni e mezzo già in tasca non li spalmi. Ma anche Sanchez, Sanchez quindi l'Inter deve, per liberarsi di questi giocatori, deve non solo, non è che li regala come la Juve ha fatto con Dybala, ma addirittura deve pagare perché te la posso trovare la soluzione. Allora, l'altro giorno eravamo nella sede dell'Inter per la conferenza stampa, quindi poi c'è stata anche l'occasione di un summit, anche al Milan c'è stato l'altro giorno. Cosa hai chiesto a Marotta fuori dall'intervista? Allora, ecco, su questo lui dice, non è perché rappresentava, c'è stata questa sua espressione in conferenza, no? E poi l'affetto finale sembrava quasi una chiusura. Invece in realtà una chiusura non è, però come diceva giustamente Paolo, le convergenze marottiane, lui ha usato questo termine, convergenze, ci devono essere delle convergenze, sono soprattutto fare posto. Perché se no Dybala, come stava dicendo anche Luciano Moggi prima, cioè non è che è lì in vacanza e la gente sono tutti in vacanza, non hanno squadre e sono tutti in vacanza, no. C'è il posto per Lukaku l'hai trovato. Perché Lukaku non l'hai trovato, ma adesso c'era una scadenza. Marcello, adesso c'è la supercazzola, c'è la supercazzola. No, mi ha chiesto cosa ha detto, stavo per dire una cosa, va bene, non la dico più, non fa niente. C'ha 6 attaccanti, vuole fare posto. Non ti preoccupare, va bene. Stavo dando una notizia, una cosa non detta. Esatto, finisci Michele e poi diamo spazio anche. Allora, lui dice... queste erano 2 occasioni, ovviamente quella di Lukaku aveva una scadenza, una deadline economica per il decreto crescita. Ma se non sapevi nemmeno se lo potevi fare Lukaku, cosa stai dicendo? Sto dicendo che si poteva fare. Non sapevi nemmeno che tornava. Tramontare in queste trasmissioni ha sempre detto è fantacalcio, non lo so, sì, per me è impossibile, anche... arrivi tu, c'era deadline. Ma no, ma inventate ogni sera una cosa nuova. No, aspetta, però Marcello, ieri qua c'era accusato che mi diceva non ci che siamo capiti, i vostri problemi di bilancio possono essere trasferiti alla prossima stagione, che non avete più bisogno di coprire i deficit
ci... ma ogni sera ci venite a prendere in giro a inventare storie. No, aspetta. No, allora io mi ricordo ero qua la sera in cui abbiamo appurato che c'era il discorso del decreto crescita e quindi Lukaku era obbligatorio entro il 30 giugno. Infatti è arrivato il 29 giugno. Però non c'è nessuna novità su Dybala. Sì, esatto, è vero, però perché ti arrabbi? Cioè, se ci comunichiamo, c'è un equivoco, perché secondo me non ci siamo capiti. Ogni volta cambiate le versioni. No, e ti sto dicendo che non è cambiata nessuna versione. Ma sta cosa di Dybala, Oh, mamma mia, allora Lukaku, ti sto dicendo di Lukaku, Lukaku non era scontato. Abbiamo capito, Lukaku dovevi prendere. Eh no, lui dice che inventiamo sera per sera. No, capito. Allora, provo a riassumere. Lukaku l'hai dovuto mettere davanti perché avevi meno tempo e non era okay. Su questa ragione Marciano non era scontato per niente. Sì, però detto questo Dybala è libero. Intanto si è creata una situazione con Lukaku, di Lukaku, Lautaro, Dzeko, Correa, Sanchez, Pinamonti. Quindi c'è da andare a chiudere con Dybala e servono due cose. Uno, visto che non ci sono top team graditissimi da lui che possono offrirgli 7 milioni all'anno, perché l'Inter deve accelerare, deve essere anche lui, soprattutto il suo agente, sulle commissioni a fare il passo verso l'Inter. E intanto l'Inter deve lavorare sulle uscite. Ha detto Marotta, non è un'occasione, è la migliore occasione nel caso in cui ci sia il posto. Però lo state trattando un po' come una seconda scelta. Lui ha detto la migliore occasione. La migliore però. Quale migliore occasione? Se ne avete 6 e dovete darne via 2 pagando pure l'ingaggio, non è un'occasione. Dybala è un'occasione, ma deve esserci il posto prima. Appunto, ma non è che stai mettendo a posto il garage, no? Che sposti le bottiglie di vino, quelle dopo. Quello. Ma perché vi arrabbiate quando parlate dell'Inter? Ma io non mi arrabbio. Parli sempre tu, non hai detto niente. Hai detto 6 cose, le cose che continui a ripetere. Qual è la notiziona? Hai parlato di una notiziona. Ma qual è la notiziona? E come oggi che evidentemente di calcio ne ha c'è detto una bella differenza. Ho capito, ma fate finta di non capire. No, ha detto non sta in vacanza senza lavoro disoccupato che si dispera. Non è che sarà di ottimo umore. Sì, perché l'Inter per le uscite, se prende Dybala, le uscite vanno ancora di più a dire io non esco. No, ma è chiaro, Allora, Luciano, cerchiamo di fare un po' di chiarezza. A me cosa piace, sentire queste discussioni. Ma queste sono sale lasciami sentire, poi mi faccio un'idea della cosa. Ok, la notizia. Dici che idea si sei fatto. Ma devo fare, continuiamo. La notizia è finita. Ma scusami, Michele, adesso tu dici una roba. Allora dice no, perché l'Inter non prende Dybala, se no non riesce a far uscire. Trattando Pinamonti con l'Atalanta, sì. Sanchez la buona uscita, ci sono delle trattative in corso. Però non è che gli altri non sanno che Dybala. Gli altri chi sarebbero? Il Milan che offre zero? Il Milan sta trattando De Cateler, non Dybala. Ma De Cateler, se vogliono 40 milioni, il Milan non lo prende. Ho capito, infatti ho offerto 20 più bonus, ma c'è una trattativa con Dybala, non c'è. Ma non parlare del Milan che non me ne frega niente. Allora dove va Dybala? Io stiamo parlando di Dybala. Il 7 luglio è senza squadra. Perché? È una cosa clamorosa. Perché la squadra rischia di prendere meno di quello che prendeva la Juventus. Ho capito, ti dà fastidio che va all'Inter. E infatti viene all'Inter che gli darà 5 milioni. Fatevi sentire anche Lorenzo su Dybala. Penso che siamo al 7 luglio, il campionato quest'anno inizia prima e Dybala il 13 agosto e Dybala non ha ancora trovato una squadra. L'Inter deve ancora fare prima fuori due attaccanti prima di comprarlo, ma intanto non l'ha ancora comprato. Il Milan potrebbe essere interessato, ma non lo sta comprando. Quindi non c'è la fila, ci sono dei discorsi, però intanto Dybala rimane lì ad aspettare. Forse l'Inter, perché Marotta dice rappresenta, quindi può ancora, c'è ancora Marotta un filo aperto, però resta l'affetto. Io sono un professionista e mi sento dire in pubblico resta l'affetto, ma quale affetto? Io mi sentirei umiliato al posto di Dybala, perché è stato sedotto e abbandonato e forse anche qualcosa d'altro. Luciano, adesso che hai sentito tutti, che idea ti sei fatto? Non ho ancora le idee chiare, però vi devo dire una cosa, che io
quando dirigevo la Juventus o altre squadre, ascoltavo sempre gli opinionisti, poi facevo il contrario. Ci dominavo e allora cosa faresti? Questo? Non lo prenderesti? No, io ho detto cose diverse, non voglio intromettermi in una discussione. No, adesso, al di là di tutto, Luciano, tu adesso cortesemente ci devi dire cosa fai. Furio, senti, io in queste discussioni non trovo scopo di entrarci, ma sai perché? Qui si parla, la Juventus ha offerto 40. E lo dite perché lo leggete sui giornali, perché non siete lì a sentire sì è così. Le cifre di Dybala sono note, la Juventus ha offerto 50 milioni di Zaniolo, non è vero? Non è vero che c'è un Dybala che ha finito il contratto con la Juve e non ha ancora un nuovo contratto, ma io sono convinto che Dybala c'è già la società, pensate. E qual è la società? Ricordo, però il problema di fondo praticamente è un problema fine di mercato, e chi praticamente ha detto determinate cose, guardate nel passato, ha detto ne ha dette altrettante e poi invece ha fatto il contrario, tipo Higuain. Quindi voglio dire, con calma, è inutile arrabbiarsi per discutere questo ha offerto questo ha offerto quell'altro eccetera. No, ma Furio, io no, lui si arrabbia, no, lui no, si voi arrabbia. Avete iniziato a guidare lui è in un infortino, il dibattito acceso va bene, non è solo detto. Sì, ma perché non vuoi coinvolgere a me? Io ti voglio tirare però dentro, scusami, voglio Luciano scusa, tu non sei, tu sei Luciano Moggi, non sei al posto di Marotta, sei Luciano Moggi, ti trovi di fronte a questa situazione, dover cedere, dover addirittura pagare per vendere, perché devi pagare gli ingaggi di Sanchez. Ma Pinamonti ti danno i soldi, Ma Pinamonti, stai parlando di Sanchez? A 20 milioni non lo prende nessuno. Sanchez, Dybala, non è vero, ci sono già due società che hanno... Quali società? Atalanta e Monza. No, il Monza, Gagliani ha detto che 20 milioni Pinamonti non lo vale. Lo vuole, è lui 20 che non vuole milioni andare Pinamonti non li è vale. È lui che non vuole andare al Monza. Vabbè, comunque, allora il Monza non c'è, perché se lui non vuole andare di pagare, resta l'Atalanta, ma secondo te e lui va a fare il vice di Zapata. Dybala o non Dybala? Vidal e Sanchez, i soldi l'Inter glieli deve dare per andare, anche se non arriva Dybala, quindi non c'entra niente Dybala con l'uscita di Sanchez. Certo, però gli altri, per esempio, Correa, secondo te, lui vuol rimanere ovviamente perché all'Inter si sta bene, perché Inzaghi l'ha cercato, eccetera. Ma Correa, se lo metti sul mercato in prestito, in Spagna ha fatto bene, secondo te non lo prende nessuno? Sì, ma gli devi pagare metà dell'ingaggio. Ma no, mica guadagna 8-9 milioni Correa, prende 3 milioni e mezzo. Scusami, sì, non gioca. Però aspetta, lo devi mandare in prestito. In prestito, magari prestito oneroso. Poi bisogna vedere se l'hai pagato 30 milioni, l'hai strapagato, adesso a bilancio quant'è? 24. E 25 comunque Appunto, non devi perciò stare in prestito. Quello lo devi dare in prestito. Perciò in prestito. Sì, ma 3 milioni e mezzo. Mezzo, tu devi andare. Poi aspetta, perché anche c'è anche il discorso di Dzeko, che nella sua carriera ha sempre fatto il titolare. 5 e mezzo. Quindi mercoledì arriva da piano e inizierà a parlarsi anche con l'allenatore per capire se lui. Sai, lui ha ancora un anno di contratto, cifre importanti e ha 36 anni. Sì, ma non spalma, quindi... non spalma, perché il grano ce l'ha in tasca. Lui dice probabilmente il mio ultimo contratto, diciamo. Sì. Importante in Europa. Dipende sempre che richieste ci sono, perché magari una Juventus che cerca il vice Vlahovic dice ti potrebbe interessare, può cambiare lo scenario. Però a quello stipendio lì dici? Ma se gratis, secondo me si può anche per un vice Vlahovic devono Marcello, spendere. Marcello, è ancora valida questa ipotesi Dzeko vice Vlahovic, oppure spalma, non se ne parla più molto? Come dice Vlahovic, la Juve vorrebbe Arnautovic, che è il giocatore che predilige, che vorrebbe Allegri. Dzeko, guarda, devo dirti la verità, non ho neanche sentito parlare. No, ma io tra Dzeko e Correa io mi interrompo. Anche perché ormai Dzeko gioca a centrocampo. Tienti quello che vuoi, vai dal santo Marotta a farti fare tutte le tue grandi strategie di mercato. Cioè, avevi in pugno Dybala e adesso stai facendo la strategia di capire deve uscire quello, deve uscire quell'altro, poi io dico questo in conferenza stampa così il procuratore capisce, però io dico una cosa ma volevo dire un'altra, no, ma per favore dai, ma quando vi inventate le barzellette almeno fateci ridere. No, ma non ho capito, Marcello, cos'è che ti dà fastidio di questo abboccamento Inter di Dybala? Poi tra l'altro anche su Lukaku te l'ha detto
detto chiaro anche Furio. Cioè, ma dov'è la grande operazione? Ma non è la grande operazione, che Luca, ce la sta? Sì, dov'è? Di, spiegamelo. Dai, 20 milioni, 20 milioni, se lo riprendiamo e poi tu paghi per un prezzo 20 milioni. Hanno preso 120 l'anno 115. Scorso, però, no, 115. Perché no? Perché stavano non sono 120, devi come togliere, no, la cifra che devono dare, devono pagare. Ma che c'entra? No, la cifra che tu l'hai pagato, sto caspita di Lukaku. Non ci credo, non ci credo che state dicendo seriamente. Scusami, cioè, Lukaku non è un affare economico. Quanto in prestito? 20 milioni. No, in prestito 20 milioni. 8 più bonus. 8 più bonus, che l'ingaggio non glielo devi dare. Quindi da adesso, quando parliamo dei giocatori, dobbiamo considerare l'ingaggio. Ma prestito sì, ma la Juve pensi che abbia fatto un affare con Morata pagandolo 20 milioni? Morata, noi critichiamo quello che ha fatto. Esatto, ha fatto non ha fatto una cioè, resto, non è stata, cioè, una grande operazione. Morata l'hai pagato 20 milioni in due anni e non ti è servito di più, hai dato 11 milioni a lui, hai fatto due stipendi. Adesso dov'è? È all'Atletico Madrid dove stai ancora trattando, che potevamo ancora riscattare. Non ha avuto un rendimento che ci si aspettava. Ma hai pagato 20 milioni, ragazzi, non abbiamo niente. Pubblicità, torniamo tra due minuti. Ancora mercato Inter, anche ancora, oltre a Dybala, perché poi c'è tutto il discorso difesa. Se parte Skriniar, bisogna capire come l'Inter si andrà a muovere sul mercato, e dobbiamo anche capire se parte Skriniar, perché ancora al momento lui è lì. Due minuti, torniamo su. Allora, rieccoci. Io vado da Paolo Marcello perché il nostro titolo riguarda Bremer, e so che ci sono delle novità, no, in questo senso. Insomma, qualche approccio comincia anche a esserci tra l'Inter e il Torino. Sì, sì, assolutamente. Notizia di serata, primo incontro dell'Inter con il Torino per il difensore brasiliano. Possiamo dirvi che il Toro in questo momento stenta chiede 40 milioni di euro per il giocatore. Sarà parlato anche di 50, evidentemente Cairo non vuole tirare troppo la corda. 50 milioni di euro, sarebbe difficile cederlo con una sola grande stagione all'attivo. Però c'è stato questo primo incontro, c'è distanza tra domanda e offerta. Inter però non arriva neanche a 30 milioni di euro, vuole prima cedere Skriniar, vuole vedere a quanto riuscirà a cedere Skriniar. Vorrebbe 80 milioni da Paris Saint-Germain, per ora Paris supera con i bonus i 60 milioni di euro, quindi sicuramente due affari che vanno in parallelo. Nel momento in cui l'Inter riuscirà a cedere lo slovacco, proverà l'affondo per Bremer. Ti do anche un'altra notizia al volo, è atterrata Di Maria, affare che davamo già per assodato, però ma non era Lukaku allineante. Meglio che sia arrivato per i tifosi juventini rispetto al doverlo aspettare ancora molto. Per Pogba invece si attenderà il weekend. Quindi Di Maria atterrato a Torino in serata, poi ovviamente domani Lukaku allineante. Scusami Michele, adesso per carità. Però restiamo sulla difesa Inter, che è importante quello che ci ha detto Michele, parlo Michele e l'Inter. Ma con Bremer l'accordo mi sembrava, da quanto ho sentito, col giocatore. Benissimo. Poi devi trovare l'accordo con Torino. Ma ci avete raccontato che era in scadenza di contratto, gli hanno fatto, lui ha accettato un anno in più per mettere il Torino nelle condizioni di non perderlo a zero, con un prezzo già prestabilito, comunque diciamo confezionato, di 25 milioni di euro. Nell'incontro di questa sera mi sembra di aver intuito dalle parole di Paolo e dalla relazione di Paolo Marcello che si è parlato proprio di questo, cioè di quello che Cairo vuole. Evidentemente i 25 milioni di euro non sono più sufficienti. No, ne vuole 40. Ne vuole 40. Ma infatti non c'è mai stato un prezzo stabilito. C'è stato, diciamo col giocatore, questa cosa di dire dai, tu ci vieni incontro. La cifra di 25 milioni poteva essere veritiera fino in fase di trattativa. Diciamo sei mesi fa, Però adesso di 40, 40 non sono 25. No, capito, ma questa è la richiesta. È la richiesta. Anche De Cate le hanno chiesto 40. Cairo, ma infatti Milano lo prende a 40. E l'Inter non prende Bremer a 40. L'Inter è ufficiale, che ore sono? 23 e 12. No, sì, no, l'Inter vai non un minuto avanti, guarda. Il tuo orologio è sempre avanti, sono Luciano, 11. Tu sei ma io ho un orologio da allora, poco. Quindi l'Inter 40 milioni no, però Paolo c'è anche una detto adesso. Un'altra cosa, c'è cioè una che c'è ancora una distanza con il Paris Saint-Germain per Skriniar. Esatto. Quindi ancora diciamo che i due affari viaggiano in parallelo, però, possiamo dire questo? Da quello che ho capito, non per forza, perché l'Inter un buco adesso ce l'ha in difesa. Perché è partito Ranocchia, bisogna avere sei difensori, fa la difesa a tre, quindi ne arriva uno sicuro, ne arrivano due se parte Skriniar, che è il favorito, De Vrij in seconda battuta. Ovviamente Skriniar ti aiuta a mettere di più a posto la situazione economica. Quindi, però... Bremer è un obiettivo, per esempio le operazioni Aslani e Bellanova come sono state concluse? Bellanova 3,
più 7 di diritto di riscatto, Aslani 4 più 10 obbligo di riscatto. Quindi magari col Torino si può anche chiudere l'operazione con un prestito oneroso, con l'obbligo, che al Torino, diciamo, a livello bilancistico non cambia la vita, e l'Inter può fare l'operazione quando arriva l'incasso anche per esempio il famoso Pinamonti, no? Perché inizia a intascare, Furio dice per forza 20. Avevate l'accordo anche per, cioè, ma ci avete detto per mesi sì, che sì, avevate già l'accordo fatto con Bremer, ma con anche Bremer, qua sì, dovete aspettare che Pinamonti sia venduto, che ma veramente, ma siete veramente degli architetti. Ma perché la Juventus per non me, aspetta De Ligt per andare a fare l'offerta? Inventate di notte quando siete a casa. Ma no, cose, Marcello, la Juve è uguale. Ma, cioè, ma noi eravamo presenti qua, c'ero io, c'era Furio, ma abbiamo parlato di De Ligt prima e sentivamo dire ma Bremer è già fatta, Bremer è già, abbiamo già concluso, non dirglielo perché sennò si scatena l'inferno. Abbiamo parlato prima di De Ligt, abbiamo, Marcello, abbiamo parlato prima di De Ligt, che con quei soldi la Juve fa un mercato senza quei soldi, ma non c'entra con De Ligt, ma non paragonare De Ligt, come non c'entra, se tu hai il malloppo fai un mercato. L'Inter non vuole vendere De Ligt, la Juve non vuole vendere De Ligt, ce li avevi già in pugno due giocatori, ma in pugno ce l'ha, ce l'ha a livello di preferenza del giocatore, però sì, poi devi mettere se ci sono più soldi il giocatore. Ma scusa, ma il mercato per tutti finisce il primo settembre, l'Inter ha preso 5 giocatori, sì, gli altri ne hanno presi meno, adesso avete fretta che deve prendere il sesto e il settimo, perché se no Bremer va da un'altra parte, perché poi dovete dire Inter favorita, perché se no Bremer va da un'altra parte, io non ho fretta, fretta Bremer, allora non hai fretta, ma tu non ti preoccupare che Bremer è contento, non ti aspettare. C'è una sala d'aspetto in via della Conciliazione, sì, che sembra la stazione centrale. Vai, Luciano. Aspettano tutti voi. Se uno va a chiedere a un procuratore, fate parlare Luciano. Io lo aspetto la Juventus. Per favore, dai, uno alla volta. Luciano. Per notizia, Furio. Sì. Si fanno in questo momento prima gli accordi con i giocatori, sì, e successivamente si va a trattarli con la società. Quindi questo qua è un ma qualcosa. Se arrivano più soldi al giocatore e alla società, quegli accordi non servono più, no, a niente. Infatti Luciano, a me mi è successo col Bayern Monaco, ho preso Sagnol, poi qualcuno è andato a spifferare a Rummenigge che l'avevo preso con un preliminare che poteva essere anche superato, e Sagnol è rimasto al Bayern Monaco perché gli ha dato di più. Capisci? Quindi però gli accordi si fanno prima con i giocatori, sì, e poi dopo successivamente si va a trattare con la società. Sì. A me sentire tutti questi discorsi, sì, di trattative che ho fatto, allora, il mercato non è ancora cominciato. Benissimo, ma secondo te Bremer sta aspettando l'Inter. Ma Furio, ma il 7 luglio. Ma se arriva, ma il 7 luglio. Il 7 luglio 2022, ma il Bremer, stai scoprendo Bremer, che Marotta è incapace. Marotta è bravissimo, ma nella vicenda allora Bremer, se Dybala aspetta perché non c'ha nessun altro, forse il Milan, ma nemmeno la Roma. Bremer ha delle altre offerte, no, dalla Premier, ma ha detto no, mi piace l'Inter, ti dà fastidio pure quello. A Marotta piace l'Inter, ti dà fastidio. No, a Bremer piace l'Inter, ti dà fastidio. Ma mi dà fastidio tutto. Bellanova mi va bene. Bellanova lo possiamo prendere. Bravo, 10 milioni l'hai pagato. Possiamo? Lo pacchetto, grazie. L'Inter fastidio. Lorenzo che non ha ancora parlato, vediamo se riusciamo. Allucinante. Penso che il mercato dell'Inter è un mercato bloccato, perché non possiamo stare qui a dire se parte, ma ne ha quello preso arriva l'altro. Ha preso più di tutti, è capito, gli altri che sono? Ne ha presi 5, ma ne ha presi 5. Ma facciamogli dire finire un concetto. Ne ha presi 5, ma Dybala non lo prende. Bremer non lo prende se parte Skriniar. È a posto. Appunto, allora Dybala non lo prende, è a posto. Hai detto che è a posto con 6 punte. Scusami. Però mi devi credere. Attenzione, Borrelli, ora meglio non dirla perché ho l'orologio fermo. Va detto che con 6 punte è a posto, quindi Dybala non te ne frega nel niente, senso che non c'è una lacuna, un buco, niente. Non c'è un buco, però se partirà qualcuno l'idea è di tapparlo con lui. Vai Lorenzo. Non so se in qualche modo Bremer o Dybala arriveranno, ma al momento rimane tutto bloccato. L'Inter ha 6 punte, in difesa è a posto se non parte Skriniar, l'Inter è probabile che chieda 80 milioni, il Paris Saint Germain ne offre 65, quindi non si trova un punto di incontro. Quindi è un mercato in evolversi, senza dimenticare che il mercato finisce il 31 di agosto, ma il campionato inizia prima. A me però e ci sono quattro giornate durante il calciomercato. Che una squadra offre tanto e quell'altra offre meno,
senza sapere quello che si dice, perché praticamente il campionato sta per cominciare e il mercato pure finirà a settembre. Sì, beh, ma non sì, può esatto. finire a settembre. Ma come si fa, Luciano, a parlare di mercato? Ma tu non puoi farlo finire a settembre. Però, scusa, ci sono quattro giornate di campionato. Già degli affari conclusi, eh. No, ma Di Maria è appena arrivato a Torino, per esempio. No, però la cosa... Di Maria è un discorso diverso. Ma perché mi dà no, però, dico, aspetta. Però la notizia è che a differenza al volo la Juventus è un cantiere aperto, il Milan deve prendere dei titolari, sì. L'Inter oggi ha consegnato a Inzaghi in ritiro la squadra praticamente già quasi fatta. Allora avete finito il mercato. Beh, no, però ci sono delle opportunità che possono migliorarla ancora di più. Questa squadra è completa, quasi sì fatta, no? Ma sul discorso di Fisa, se va via Skriniar, se va via devi sostituirci. Allora vado in pubblicità, al rientro riparto con Paolo Marcello che mi chiedeva la linea poco fa. È una perché... cosa arbolissima, no Fede, scusami, era giusto per dire, Bremer non ha mai detto io voglio l'Inter, mi piace l'Inter. Le uniche parole di Bremer 8 giorni fa sono state Italia o Estero è uguale, basta giocare la Champions, era un inciso. Anche detto papà mi ha chiamato Bremer in onore di Andy Bremer, voglio giocare nella difesa a 8 giorni fa ha detto queste la cose, ragazzi, stiamo alle sue parole. Ragazzi, torniamo subito tra poco. Se volete sentire...